Buonasera a tutti, sono Angelica Trenta, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Terni. Volevo farvi un attimo un riassunto dei lavori che stiamo portando avanti, sebbene ormai il comune sia al collasso, senza giunta, con una nuova assessore che purtroppo si ritroverà un lavoro tremendo da fare. Hanno parlato di mense, abbiamo un nuovo bando, almeno una bozza di questo, in cui è prevista la concessione dei servizi, la concessione. Su questo faremo una battaglia grandissima. Vogliamo innanzitutto togliere il dubbio e della meta narrazione che è stata fatta fino ad oggi sulle mense, sia il logo che è trasportato. Abbiamo avuto una retorica che faceva credere alle famiglie che le mense il logo o le mense del trasportato fossero di altissima qualità, che tutto andasse bene, che tutto fosse fantastico. Purtroppo, anche noi credevamo che le mense il logo fossero così, purtroppo abbiamo dei documenti che ci attestano che non soltanto il cibo trasportato ha avuto grandi problemi rispetto al capitolato, ma anche ci sono stati molti problemi nelle mense in loco, di cui nessuno ci aveva reso edotti fino a che non abbiamo fatto un accesso agli atti per recuperare dei verbali che finora erano stati ben chiusi dentro il cassetto. Quindi da anni l'amministrazione sapeva che ci si trovavano corpi estranei nei piatti, si sapeva che fondamentalmente c'erano non conformità rispetto al personale, c'era meno personale rispetto a quanto ce ne dovesse stare da contratto, c'era una sporcizia nei locali, abbiamo dei verbali in cui si dice il refettorio è sporco, non è stato igienizzato, questo nessuno ce l'aveva detto, i bambini hanno dovuto continuare a mangiare queste cose senza che il comune sanzionasse mai come suo dovere da contratto la ditta, e ci credo, c'era un debito fuori bilancio di 1.700.000 euro, quindi come faceva il comune in una posizione di ricattabilità in questo modo a chiedere soldi alla ditta stessa. Inoltre il sindaco, ricordiamo, e la vice sindaco, le cui liste sono state finanziate dalla stessa ditta, quindi c'è un conflitto di interessi quantomeno morale allucinante, e questi vorrebbero farci credere che con una nuova bozza in cui si dà concessione forse ai stessi soggetti la questione mense senza aver fatto mai nulla di sanzionamento come avrebbero dovuto, noi siamo qui e siamo zitti, no, sarà guerra aperta e qualcuno dovrà rispondere su questi verbali che ci dimostrano che la qualità, il servizio e anche la questione dei lavoratori sfruttati era saputa da tutti e nessuno ha mosso un dito. Noi non guarderemo in faccia nessuno.